Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. È un invito straordinario quello che Gesù ci rivolge, a non basare la nostra vita su giustizie terrene, umane, e su leggi che possono talvolta essere veramente contrarie alla logica di Dio. Dalle nostre parti si è soliti dire che chi fa molto può sbagliare molto, chi fa poco può sbagliare poco, chi non fa nulla, inevitabilmente non sbaglia nulla. E questo non è vero. Chi fa nulla ha sbagliato tutto, perché non si è dato l'opportunità di essere strumento prezioso nelle mani di Dio, che attraverso di noi vuole compiere tanto bene. Non basta non fare il male, quello è il minimo della legge. Non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza. Questo è il minimo, ma il massimo è saper dire la verità, anche quando questa è impopolare, anche quando devi trovarti sul punto che difendere un innocente possa pregiudicarti la tua onorabilità. Altrimenti sei più colpevole di chi lo ha accusato, di chi lo ha calunniato. Non basta non rubare, devi condividere con il povero. Diceva San Basilio Magno, grande padre della Chiesa, quando tu lasci ammuffire il pane nel tuo portapane perché non riesci a mangiarlo, tu hai rubato quel pane al povero, all'affamato, lo hai sottratto alla sua bocca. Quando il tuo vestito si ammuffisce, si viene tarlato e diviene inutilizzabile nel tuo guardaroba, tu
hai tolto il mantello all'ignudo. Tu non hai vestito chi era nudo ed è peggio che se l'avessi spogliato. Allora comprendiamo come non basta non fare il male. Siamo chiamati a compiere il bene e vogliamo chiedere al Signore quella attitudine ferma, risoluta, costante, di operare il bene, di scegliere di compiere la volontà benevola di Dio, che ci invita a fare della legge dell'amore la prima legge, quella che viene, potremmo dire, quasi anche prima dell'amore verso Dio. Non puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami il tuo fratello che vedi, che è accanto a te. Allora capiamo meglio quello che ci dice Gesù. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, forse tu non hai niente contro il fratello, forse tu non hai fatto niente di male, forse anzi ti sei mosso perché il tuo fratello potesse essere aiutato, indirizzato, e lui magari non ha colto questo, forse non si è sentito amato, forse non si è sentito aiutato. Allora dice Gesù: lascia lì il tuo dono davanti all'altare, posalo a terra. Non puoi mettere sull'altare il tuo dono se non ti sei riconciliato con il fratello. Vai prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna ad offrire il tuo dono. Allora comprendiamo che veramente quelle parole di un canto che noi siamo soliti ricordare, forse un po' desueto, dove è carità e amore, lì c'è Dio. E quel canto dice molto di più di un semplice, di una semplice melodia. Dice che dove non c'è carità e dove non c'è amore, non ci può essere Dio. Non è gradito a Dio tutto ciò che viene fatto, anche con somma giustizia, ma senza amore, senza carità, senza amore verso il fratello. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, con tutte le tue energie, con tutte le tue capacità, sì, ma diviene anche inevitabilmente conseguenziale il tuo amare il fratello, il prossimo tuo, e non solo come te stesso. Seguendo il comandamento dell'amore di Gesù, noi siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri come Egli ha amato noi, mettendo al primo posto la legge dell'amore. Amare come Gesù significa amare per primi, amare senza attendersi un riscontro, un ritorno. Amare come Gesù significa amare e basta. Dare se stessi, che è molto di più. Vogliamo allora chiedere al Signore questa grazia di far sì che la nostra giustizia superi quelle che sono le norme, che il nostro dire è giusto o non è giusto sia secondo il cuore di Dio. Chiediamo al Signore la grazia di gareggiare nella stima vicendevole con i nostri fratelli. Nessuno di noi si permetta di dire al fratello pazzo, stupido, oppure di adirarci contro chi che sia. Cerchiamo invece di amarci, di trattare con benevolenza gli altri, come Dio ci tratta, come Dio ci ama. Buon cammino di santità per tutti.